Ben ritrovati amici di Icarus Live. Oggi abbiamo un ospite davvero, ma davvero speciale. Se io vi dico una trentina di ori internazionali, di cui tre mondiali e una partecipazione alle Olimpiadi, non stiamo parlando ovviamente di calcio, voi chi vi fa pensare? Ve lo dico subito, a una regina dello sport italiano, ferrarese come me, che mi fa davvero piacere avere ospite. Vi sto parlando di Alessia Maurelli, capitano delle Farfalle d'Oro. Ciao. Ciao Alessia, ginnastica ritmica. Ti chiedo subito, di questo tempo, in questo periodo, ti saresti dovuto occupare di un allenamento speciale perché ti vedo in macchina, stai tornando dal centro federale di Desio e stai per andare in hotel dove alloggi, però ti staresti allenando per le Olimpiadi. Ecco, cosa si prova in questo periodo ad allenarsi sapendo che non c'è più questo grande obiettivo e che è stato invece spostato al 2021? Partiamo da questo tema. Esatto, allora come hai detto te è vero, sto tornando dall'allenamento nella mia casa, cioè in hotel dove vivo ormai da 7 anni. E in preparazione alle Olimpiadi di Tokyo che come tutti sanno sono state rimandate di un anno e quindi insomma per un atleta che prepara questo evento da 3 anni e mezzo non è stata sicuramente una notizia felice. Però ecco, io essendo in squadra, essendo anche il capitano della squadra, ho cercato subito di capire quale fosse il modo migliore per uscire da questa notizia ed è stato sicuramente quello di trovare tanti spunti positivi da questo. Quindi anche il fatto di poter in un anno cercare di migliorare tutti i nostri esercizi e quindi portarli a un livello ancora superiore per la gara della vita. La gara della vita, insomma, l'occasione della vita. Io un po' prima ho detto farfalle d'oro, è giusto fino a un certo punto, perché siete state ribattezzate così con questo nome bellissimo che fa pensare a voi come a degli esseri superiori che volano e possono volare lontano. Già l'avete dimostrato, come ho detto all'inizio, con tutti questi ori, queste medaglie e questo grandissimo palmarès. Però, appunto, con le Olimpiadi voi vi presentavate anche come leonesse. Ecco, quanto tu speri di poter dare un'altra gioia all'Italia, avendo già avuto una partecipazione, ecco, quali sono le speranze di questa squadra, leonesse o farfalle che dir si voglia? Beh, sì, è vero, io con le ragazze ho sentito di tutte farfalle, cigniti, insomma, ne abbiamo tante. In realtà in questo momento l'unico emblema che stiamo cercando di raffigurare è proprio quello delle guerriere, perché in un momento in cui davvero il mondo è in ginocchio per questa pandemia, noi non ci siamo fermate un attimo, abbiamo comunque continuato ovviamente nelle regole, nel rispetto di tutte le norme a tenerci in forma perché il nostro obiettivo sono le Olimpiadi, quindi io è da tempo che ormai ci chiamo guerriere, quindi forse è questo quello che ci rappresenta di più. E poi penso che davvero la responsabilità che abbiamo quando entriamo in pedana sotto i colori dell'Italia, quindi quando chiamano l'Italia noi, è una responsabilità che ci dà soprattutto, però comunque ci responsabilizza in un modo incredibile. Però ecco, noi poi quando entriamo in pedana sappiamo che il lavoro che è stato fatto prima è il lavoro che ci porterà poi se va tutto bene, a continuare a conquistare quelle medaglie così ambite. Ci chiamiamo guerriere, allora appunto ho una maschera, ho il tuo elmetto da far vedere che hai usato per questo coronavirus e ti chiedo appunto come vi siete allenate in questo particolare periodo storico, tra l'altro sempre fashion, sempre bellissima e vedo che non ti sei smentita nemmeno durante il coronavirus. Come ti sei allenata tu in particolare? Svelaci qualche segreto, Alessi. Allora, sì, è stato un periodo particolare per noi perché non siamo mai state abituate a non allenarci nella palestra, quindi ritrovarci in hotel e riuscire a fare un allenamento di squadra con un distanziamento è stato abbastanza complicato, però non impossibile, ci siamo anche divertite parecchio e abbiamo la fortuna che il nostro hotel è molto grande, quindi avevamo un parcheggio all'aperto dove potevamo fare i nostri lanci con gli attrezzi o comunque
comunque anche dei posti come nella sala colazione alla reception dove continuavamo a fare i nostri esercizi di danza classica piuttosto che stretching e cose funzionali per la ginnastica. Quindi devo dire che in realtà ci siamo un po' reinventate, abbiamo cercato dei modi anche creativi per continuare a tenerci in forma e ci siamo riuscite perché siamo tornate da poco in palestra e magicamente gli esercizi e comunque il nostro lavoro sta andando alla grande, quindi davvero siamo molto contente di questo e questo è vero, forse questo periodo ci ha fatto riscoprire un po' quella parte creativa e quella voglia che solo noi italiani e noi farfalle sappiamo poi tirare fuori nei momenti quelli un po' più critici. A proposito, visto che l'hai appena citato, svelaci qual è il posto più strano in cui ti sei allenata, in cucina, mi immagino, abbiamo visto in salotto, qual è la cosa più particolare che ti ha costretto a fare questo coronavirus, se te ne viene in mente una e un aneddoto che ci vuoi svelare? Beh sì, mi viene subito in mente la prima collaborazione che abbiamo nell'esercizio nuovo di cerchio e clavette che abbiamo provato fuori all'aperto e aspettavamo che non ci fosse il vento per cercare di lanciare i cerchi, se no ci spostava la traiettoria del lancio, quindi una stava lì, controllava il vento e quando smetteva un pochino di tirare iniziavamo a provare la collaborazione, quindi è stato anche un po' divertente, dai. Visto che abbiamo citato, hai detto anche divertente, entriamo anche un po' sul personale, vita personale fra social e quello che succede nella vita quotidiana fuori dal centro federale di Desio. Anzitutto tutti mi chiedono, sei fidanzata, non sei fidanzata, cosa fai nel tempo libero? E domandona, dai, ne metto tre in una, anche qual è il tuo rapporto con i social, che vedo che sei seguitissima, 250.000 follower su Instagram, ho esagerato o è corretto? No, è un pochino esagerato. No, comunque è vero, mi piace molto e su questo riesco a essere abbastanza comunicativa perché credo che comunque la nostra vita e la nostra testimonianza di quello che viviamo, di quello che del nostro sogno sia, può essere anche di spunto alle bambine che ci seguono, anche alle persone appassionate di questo sport e non solo. Quindi mi piace condividere quello che facciamo, mi piace farmi conoscere e far conoscere la squadra, quindi lo faccio volentieri. Non è, per me non è un lavoro, non è nulla. Un grande piacere. Poi è uno dei pochi collegamenti che abbiamo con l'esterno, perché con la vita che facciamo, quindi le 8-9 ore in palestra al giorno, è un modo per svagare, per sentire i miei amici di Ferrara che comunque non riesco a vedere spesso e quindi devo dire che è una delle cose che amo più fare, stare al passo coi tempi, coi social. Però ecco, comunque abbiamo pochissimo tempo libero e il poco che ci rimane al di fuori della palestra lo sfruttiamo al meglio per noi, quindi che sia la fisioterapia o la scuola e poi anche per vedere amici, genitori che riusciamo a vedere nel weekend e insomma svagarci anche un pochino di testa perché soprattutto quello aiuta poi per rendere anche meglio nell'allenamento, cioè quindi distrarsi un pochino per poi riuscire a rendere di più. E allora avete sentito, si riesce anche a ritagliare un po' di spazio per il tempo libero e stare anche con le compagne. Ho visto e so che sei molto legata alle tue compagne. Io da calciofilo non te lo posso non chiedere. Ecco, chi sono le tue compagne? In particolare salutami la Centofanti, che è figlia del mitico giocatore che ha rilasciato anche un'intervista, che vi segue sempre, Felice Sì. Centofanti. Ecco, vediamo anche la nostra amica Giustina Matera, già apparsa su Icarus Live. Chi sono le tue compagne, ce n'è qualcuna con cui sei più legata delle altre, però penso che tu sarai diplomatica e non me lo dirai, o sbaglio? No, beh, invece questa volta te lo dico perché siamo in 10 in nazionale, come hai detto te, Martina Centofanti è la mia vice perché con me ha fatto le Olimpiadi di Rio e dopo questa bellissima esperienza perché comunque è stata molto bella, a parte il quarto posto, con me ha continuato l'esperienza nella squadra nazionale e Emanuela Maccarani ha ricreato, la nostra allenatrice ha ricreato un nuovo gruppo dove poi ha inserito Martina Sant'Andrea che era una mia collega alla Putinati di Ferrara
E quindi ecco, probabilmente lei è una delle ragazze con cui io sono più legata perché la conosco da quando è proprio piccola, piccola, ha iniziato a fare i suoi primi passi nella ginnastica. E poi con me nella squadra titolare Anna Basta, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti. E poi ci sono le riserve che sono le ragazze che magari sono ancora un pochino più giovani, che un giorno entreranno poi anche loro a essere titolari nella squadra. E sono Daniela Muguruhan, Laura Paris, Nina Corradini e Alessia Russo. Martina Sant'Andrea che ha fatto un percorso molto simile al tuo. Cosa si prova a passare dalla provincia ad essere cresciuta in una scuola di ginnastica ritmica di Ferrara ad arrivare ai vertici mondiali con le farfalle d'oro? Beh, allora, cosa si prova? È difficile raccontarlo, un'emozione del genere, perché io ricordo che quando andai via dalla Putinati, Martina mi abbracciò e mi disse: ci mancherai tantissimo. Io la guardai e dissi: vedrai che un giorno mi raggiungerai in nazionale. E così è stato. E perciò, ecco, io penso che l'esperienza e poi le emozioni che riesce a vivere nazionali siano esperienze ed emozioni preziose e uniche che penso che ricorderò per sempre e racconterò un giorno magari ai miei nipotini, ai miei figli, quindi davvero è qualcosa di indescrivibile. Te lo auguro proprio, Alessia, siamo quasi in conclusione. Ti chiedo una cosa per quanto riguarda anche lo studio. So che abbiamo una cosa in comune. Io ho studiato comunicazione, l'ho dato qualche tempo fa, e invece tu stai studiando, sei studentessa, il tuo rapporto con l'università, con lo studio, ecco. Sì, ecco, io è vero, sono iscritta all'Università di Scienze della Comunicazione e purtroppo non riesco ancora a frequentare perché gli orari della palestra non me lo permettono, però nel mio prosieguo della mia vita c'è sicuramente il piano di continuare i miei studi e un giorno laurearmi e magari, chi lo sa, continuare nella carriera del giornalismo. Però ecco, in questo momento mi sto concentrando parecchio sulla ginnastica e sono anche aviere capo dell'aeronautica militare, quindi insomma ho già un po' di impegni, però cerco di come posso coniugare anche insomma lo studio. Ecco, a parte il fatto che ho già capito che mi vuoi rubare il lavoro, ci stai riuscendo benissimo da come ti vedo sciolta e preparata in questa intervista. No, a parte gli scherzi, parliamo anche in un periodo in cui ci sono gli esami di maturità. In quanto esami, ti ricordi la notte prima degli esami, emozioni, tu che poi gli esami ne fai di continuo con la tua attività di sportiva? Ma devo dire che mi fa ridere questa cosa, ma mi ricordo la notte prima dell'esame che ero davvero molto agitata e paragonarla alla notte prima delle Olimpiadi, non, cioè davvero alle Olimpiadi ero rilassatissima in confronto, quindi sembra assurdo, però ecco, da sportiva a studentessa è diverso, ecco. Grazie, grazie Alessia, io ti ringrazio per essere stata in nostra Grazie compagnia, averci dato questo contributo fondamentale per lo sport, in bocca al lupo per tutta la tua carriera. Alessia, quindi a si continuano gli allenamenti, la tua attività con l'aeronautica, il tuo lavoro e con l'università, ti auguro di prendere tanti 30 e lode, non so se si dice, a me lo dicono, non ne ho presi tanti, però qualcuno sì. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e quindi Icarus Live continua con le sue storie di sport.